Ricordate qual era quel sogno di cui ebbi l'interpretazione? Ritorna e metti il cibo nel magazzino. Dov'era il magazzino? Questo tabernacolo. Buongiorno. È 13 marzo 2021. Un altro giorno meraviglioso perché abbiamo una lettera dal profeta di Dio. Le aquile si radunano insieme. Lasciatemi che vi legga alcune citazioni che il fratello Branham si riferisce nel messaggio Il Settimo Suggello riguardo a una visione, un sogno che ebbe un anno prima e l'interpretazione di essa è così meravigliosa perché proprio si allinea proprio con quello che Dio sta facendo oggi e che è un tempo meraviglioso, così eccoci qui. Siamo nel 1962, fratello Branham dice: ricordate qual era quel sogno di cui ebbi l'interpretazione? Ritorna e metti il cibo nel magazzino. Dov'era il magazzino? Questo tabernacolo. Dov'è che c'è qualcosa come esso nel paese, qui in giro, da qualche parte, che regga il confronto con il messaggio che noi abbiamo? E qui nello stesso messaggio più avanti dice: dove andreste per trovarlo? Indicate da qualche parte uno che lo paragoni. Uscite dritti nei credi nominali, vi allontanerete proprio fuori dal nome del Signore Gesù, vi allontanerete proprio fuori da qualche altra cosa, capite? Ed è qui dove il cibo è stato immagazzinato. E sempre più avanti nello stesso messaggio nel 1962 dice: esso è sui nastri, esso andrà in tutto il mondo, sui nastri, dove le persone sono nelle proprie case. Quei nastri cadranno proprio nelle mani dei predestinati di Dio. Egli può guidare la sua parola, guiderà ogni cosa esattamente nel proprio corso. Ecco perché egli mi ha mandato indietro a fare questo, immagazzinare qui il cibo. Egli mi impedisce di andare oltreoceano. Oh, lode al Signore per un profeta che ha obbedito a Dio e ha immagazzinato il cibo per noi. E in questo giorno, 60 anni dopo, lode al Signore, che è meraviglioso, di conoscere la mente di Dio, di quel che lui stava pensando 60 anni fa, e di vedere quello che Dio sta facendo oggi. E con lo stesso cibo, e con lo stesso tabernacolo, e la stessa sposa di Cristo. Amen. Ora qui, ecco qui la lettera delle aquile che si radunano insieme dal fratello Joseph Branham e dal tabernacolo Branham, Jeffersonville, Indiana. Che potente profeta di Dio, alleluia. Alcuni possono chiamarlo un profeta minore, alcuni qualcuno che profetizza, ma io vi dico ciò. Quando si viene a un profeta, proprio un profeta, loro hanno il così dice il Signore dalla nascita. Alleluia. Stavo vedendo qualche ministro l'altro giorno e lui diceva: beh, io credo il fratello Branham che solo quando lui diceva il così dice il Signore. E quanto non è buono dire una cosa del genere, non è appropriato. Perché quando un profeta è un profeta, è un profeta fin dalla nascita. Amen. Lode al Signore. E se voi volete questa quota, questa citazione, scrivetemi qui su questo numero in sovraimpressione e io vi invierò la citazione. Benissimo. Caro piccolo gregge, cosa sappiamo ora, senza ombra di dubbio, che ci è stato rivelato? Noi siamo la sposa. Posso sentire gloria e gli alleluia, le lodi e le acclamazioni provenire dalla sposa in tutto il mondo. Il grande piano del Padre è ora completo. Non ci sono più domande, non c'è più da chiedersi. La rivelazione ci è stata data. Noi siamo la sua amata, prescelta e predestinata. Siamo la sposa. L'unità della sua sposa non è mai stata più grande di questo giorno. La sposa non è mai stata più indiscutibile nel sapere chi sono di questo giorno.
Non siamo mai stati più felici, più soddisfatti o contenti di quanto lo siamo oggi. Noi siamo la sposa. Alcuni credono e si basano sul quintuplo ministero che riveli loro di più. Noi no. Noi crediamo che la sua parola non abbia bisogno di interpretazione. Noi crediamo che egli l'abbia espressa attraverso la sua voce prescelta e che l'abbia registrata in modo che possiamo ascoltarla, e ci basiamo e crediamo a ogni parola che è stata pronunciata. Non c'è nessun predicatore, dottore, apostolo, profeta o pastore che possa unire la sposa. Possiamo solo indicarvi l'unica cosa che perfezionerà e riunirà la sposa tutti insieme. Dio stesso che parla attraverso il suo settimo angelo messaggero. E fratello Branham dice, e questo, così dice William Branham, questo è il così dice il Signore. Tuttavia, egli è un individuo diverso da me, ma il solo modo in cui egli viene espresso è attraverso di me. Queste erano istruzioni per il suo tabernacolo. Forse voi non siete parte del suo tabernacolo, quindi non riguarda voi, solo noi. Egli ha istruito il suo pastore su cosa fare quando lui non era qui, e noi lo stiamo facendo. E fratello Branham dice, ora, e noi abbiamo un meraviglioso pastore, un vero uomo di Dio, e ne sono molto grato. Se ricordate, un anno fa ci fu una visione che il cibo veniva immagazzinato nell'edificio. E quello è esattamente giusto. E fratello Joseph continua, la voce di Dio sta raggruppando la sua sposa come mai prima. Siamo seduti insieme nei luoghi celesti, mentre il settimo angelo di Dio rivela il settimo suggello, i sette tuoni, la terza tirata e qualsiasi cosa di cui abbiamo bisogno per andare nel rapimento. Il regno di Dio sta arrivando. Ci stiamo trasformando più dal negativo al positivo. Stiamo avendo una riunione di risveglio intorno alla parola. Venite a unirvi a noi questa domenica alle 2, orario di Jeffersonville, mentre ascoltiamo quello che è stato celato fin dalla fondazione del mondo e che ora viene rivelato alla sua sposa. Mentre ascoltiamo il settimo suggello 63-03-24-E, fratello Joseph Branham. Le scritture da leggere prima di ascoltare il messaggio sono Deuteronomio 29, versetti dal 16 al 19. Prima Re, capitolo 12, dal versetto 25 al 30. Ezechiele, capitolo 48, versetto da 1 a 7, e dal versetto 23 al versetto 29. Matteo 24, versetto 31 fino al 32. L'intero capitolo di Apocalisse 7. Apocalisse capitolo 8 versetto 1 e Apocalisse capitolo 10 da 1 a 7. E infine Apocalisse l'intero capitolo 14. E fino alla prossima volta, prendete parte con Gesù. Lui è la sua parola e la sua parola viene ai suoi profeti. Alleluia. Shalom. La prima cosa che sapete, un nastro magnetico entra a casa loro e loro la afferreranno. Se lui è una pecora, viene dritto con essa. Se è un capro, butta fuori quel nastro. E vedete, è pure te. Esatto, Ben. Quello è esattamente giusto, Ben. Ha avuto qualche esperienza, d'accordo, bene, proprio così. Non siete felici che siete suoi? Non siete felici? Cantavamo un piccolo cantico pentecostale tanto tempo fa come... Sono così felice che il Signore mi ha tirato fuori. Sono così felice che il Signore mi ha tirato fuori. Se non fosse stato per Gesù, dove sarei?
Sono così felice che il Signore mi ha tirato fuori. Oh, sono lieto da che il Signore mi ha tirato fuori. Sono lieto da che il Signore mi ha tirato fuori. Se non fosse stato per Gesù, dove sarei? Sono felice che il Signore mi ha tirato fuori. Ho gridato da che il Signore mi ha tirato fuori. Ho gridato da che il Signore mi ha tirato fuori. Se non fosse stato per Gesù, oh, dove sarei? Sono felice che il Signore mi ha tirato fuori. Gloria! Non siete felici? Non siete felici? Cantiamolo! Non sei felice che il Signore ti ha tirato fuori? Non sei felice che il Signore ti ha tirato fuori? Se non fosse stato per Gesù, oh, dove sarei? Sono felice che il Signore mi ha tirato fuori. Bene, ho cantato da che il Signore mi ha tirato fuori. Ho cantato da che il Signore mi ha tirato fuori. Se non fosse stato per Gesù, oh, dove sarei? Sono felice che il Signore mi ha tirato fuori. Non siete felici?